Via della Libertà, nel quartiere del Poderino di Fano, pur essendo una strada secondaria, da quando è stata riconfigurata la circolazione del quartiere, è rimasta, come ci dicono i suoi abitanti, una strada pericolosa per le elevate velocità con cui le auto la percorrono. Cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappi il morto per fare qualcosa? Sbottano al nostro arrivo i cittadini. È di questa mattina l'ennesimo episodio che ha fatto traboccare il vaso. Incrocio con via Antinori. L'auto allo stop fa capolino su via della Libertà per vedere chi proviene da sinistra, ma le auto parcheggiate la costringono ad andare un po' oltre e l'urto, sempre in virtù delle velocità elevate, è inevitabile. Una donna incinta così è finita all'ospedale. Quanto un ragazzo venendo giù da via della Libertà e praticamente gli ha tagliato la strada prendendola nella fiancata. La ragazza si teneva la pancia, è andata via poi con l'ambulanza, era abbastanza scossa, così come pure il marito. È la quarta volta che succedono, qui anche di più. A parte il quartiere pieno di bambini, o l'assessore Fanesi mette dei rallentatori di velocità oppure aspettiamo il morticino. Il dissuasore costringerebbe ad un rallentamento e quindi a moderare la velocità, ma anche uno specchio parabolico potrebbe evitare questa pericolosa manovra. E come avete visto poco fa, le macchine devono andare ben oltre la linea di arresto sulla carreggiata per vedere chi arriva da sinistra e quindi fare lo stop. Questo crea un problema. Uniamo il fatto che la strada è larga, è un bel rettilineo lungo e quindi spesso non ci si accorge della velocità elevata che si attua. Però questo può essere un pericolo, proprio come è accaduto pochi minuti fa. Gli abitanti non sono stati però con le mani in mano, hanno più volte scritto e telefonato al comune, ma senza ottenere i risultati ed ora chiedono un intervento deciso prima che succeda l'irreparabile. È svariati mesi che stiamo combattendo per questa cosa. Qui Via della Libertà è diventata un'autostrada proprio. È diventato insostenibile, cioè qui tra un po' ci scappa qualcosa di grosso, quindi io chiedo formalmente all'assessore di svegliarsi, di fare qualcosa.